Sempre in tema di emergenza coronavirus c'è una bella iniziativa che è quella di Officine Mediterranee. Pasquale Montemurro, insieme ai suoi colleghi makers, sta realizzando degli scudi facciali. Intanto, chi siete? Siamo un collettivo informale chiamato Officine Mediterranee, a cui per questa occasione hanno aderito alcune associazioni della Basilicata, della Puglia e della Campania e anche singoli maker, appassionati e smanettoni in grado di utilizzare una stampante 3D. Qui a Matera c'è anche Open Design School che sta dando sostegno a questa iniziativa con i suoi macchinari e con il suo personale. Io in particolare sono anche lab manager di Open Design School, oltre che socio dell'associazione SISCAR Giuseppe Porsia di Grassano, e siamo stati contattati sostanzialmente qualche giorno fa dal 118 Basilicata per un'emergenza per la mancanza di scudi facciali. Pertanto abbiamo deciso di dare una mano con quello che potevamo. Siamo esperti in stampa 3D e quindi abbiamo deciso di provare a costruire tramite questa tecnologia degli scudi facciali di emergenza che potessero tamponare la situazione attuale, che vede delle difficoltà nell'approvvigionamento di questi dispositivi. Ci puoi illustrare un po' che cos'è uno scudo facciale? Certo, vi posso anche Ah, mostrare eccolo qui. un primo prototipo dello scudo. È sostanzialmente un dispositivo che si indossa per proteggere l'intero viso di chi lo utilizza. Serve a ridurre l'esposizione all'aerosol, quindi alle microparticelle a cui siamo esposti normalmente, ma che ovviamente in contesti sanitari in questo momento può diventare veicolo di contagio. Ovviamente purtroppo non è un dispositivo certificato CE perché è stato disegnato a Monopoli, da un nostro collega di Monopoli, e poi stampato in maniera diffusa in tutta la Basilicata e anche a Napoli. Ne stiamo producendo 500 per il 118 Basilicata e questa mattina sono iniziate le consegne sulla costa Ionica, domani prevediamo di consegnarli qui a Matera e poi nei prossimi giorni anche a Potenza nel resto della regione.